Un commento a questa sentenza. Ma la sentenza ovviamente la commenteremo quando avremo letto le motivazioni. Mi pare che il Tribunale abbia dato credito alla tesi della Procura per ciò che concerne il primo capo di imputazione e abbia dato invece ragione a noi per ciò che concerne il secondo. È una prima tappa, ovviamente poi ci sarà l'appello, il secondo grado di giudizio e quant'altro. Si aspetta una sospensione? Beh, quella è prevista dalla legge, non è che me l'aspetti. È previsto un rimpasto di giunta per caso? No, l'amministrazione andrà avanti, ovviamente poi nei prossimi giorni saprete meglio quelle che sono le determinazioni che sono state prese. Sindaco, qual è il suo stato d'animo? Allora, c'è stata una soluzione e una condanna, quindi la soluzione per il falso. Per la condanna per abuso d'ufficio. Andrà avanti con terra l'amministrazione? L'amministrazione andrà sicuramente avanti. Come e con chi sarà ovviamente frutto di una valutazione che faremo insieme. E invece la città metropolitana cosa accadrà dal momento che è stato condannato? E anche lì va nominato il vice sindaco. Sindaco, il suo stato d'animo? Va nominato il vice sindaco. Il suo stato d'animo? Il suo stato d'animo? No, tranquilli, adesso finiscono questi 7 anni che sono stati molto duri, adesso rientriamo a casa, riabbracciamo le nostre famiglie. E siamo più tranquilli. Il ricorso in appello, ma anche altro, attenzione, ci sono altri strumenti che vanno a incidere sulla sospensione, quindi siamo tranquilli e andiamo avanti. Ringrazio i miei avvocati, vorrei ringraziare. E l'eccezione di costituzionalità la proverete a intentare? Beh, già c'è un ricorso pendente sulla costituzionalità della sospensione della legge Severino, di conseguenza faremo tutto quello che è necessario e che nelle nostre possibilità che sono offerte dal nostro ordinamento. Visto il breve lasso di tempo che va da qua all'arrivo della notifica da parte del prefetto, immagino lei abbia già deciso, non ci anticipa nulla né per Palazzo San Giorgio né per Palazzo Alvaro. L'hai detto tu, manca poco, quindi insomma a breve, ovviamente poi faremo un punto con tutti voi, vediamo se domani o lunedì, così approfondiamo meglio tutte le questioni. Ma un duro colpo non solo per il sindaco ma anche per i cittadini, sindaco. Queste decisioni, sindaco, le ha già partecipate i componenti della sua squadra, della sua maggioranza? Parteciparle prima della sentenza ovviamente non era materialmente possibile, quindi ci vedremo nelle prossime ore e ne parleremo. Ecco, i cittadini cosa possiamo dire, sindaco? Perché poi alla fine stare tranquilli, l'amministrazione va avanti. Okay. Grazie a voi della presenza. Buonasera. Grazie. Ecco,